quindi vi sarà, sarà emanato tra pochi minuti un piano speditivo di allontanamento per ragioni di sicurezza dalle case ricomprese nella zona rossa. Questa zona rossa è composta di due aree, subaree, quella diciamo più rischiosa, più pericolosa, ma poi lo illustrerà bene tra poco il comandante provinciale di Acutis, e quella meno rischiosa, che ha un rischio indotto esterno che potrebbe manifestarsi, mi auguro di no, ove si verificassero altri smottamenti. Quindi una zona direttamente interessata da eventuali smottamenti, un'altra indirettamente coinvolti, conseguentemente coinvolti, ma comunque l'area è unica. Ci facciamo carico, il sistema di protezione civile si fa carico, lo Stato si fa carico ovviamente di garantire l'accoglienza, l'alloggiamento dei cittadini interessati da questo provvedimento, che mi auguro possa durare il più breve tempo possibile. Ad oggi è presumibile che la durata sarà certamente di 2 notti, ma è possibile, se non probabile, 3 notti fino a domenica, insomma. Ma questa decisione sulla durata temporale sarà man mano aggiornata sulla base dell'evoluzione dell'allerta meteo, quindi si parte da oggi pomeriggio alle 16 con orizzonte temporale fino a domenica. L'alloggiamento, l'ospitalità delle persone, dei cittadini coinvolti, che ringraziamo, vogliamo ringraziare anticipatamente per la collaborazione, per la pazienza, per la disponibilità, persone alle quali rivolgiamo un appello ad attenersi alle disposizioni che fra poco saranno emanate, sarà garantito in alberghi, in quelli che hanno dato disponibilità. E ringrazio per davvero Federalberghi, che si è attivata molto, Napoli e Ischia, e ciascuno dei titolari degli alberghi, perché voi sapete non era e non è semplice riaprire un albergo, rimetterlo in esercizio, ricercare il personale, garantire i servizi per 2 o 3 giorni, è un sacrificio che abbiamo chiesto agli albergatori, e per fortuna vi è stata fino a questa mattina un'adesione che potrebbe essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti, nel senso che disponiamo, aggiornamento fino a pochi minuti fa, di un numero di posti letto di circa 1100, a fronte di una previsione di cittadini che dovrebbero allontanare le loro case di poco superiore o comunque grosso modo coincidente. Non è possibile determinare un numero preciso, ovviamente, per ragioni del tutto evidenti, semplici. È sicuro che ci sono cittadini che hanno, anzi ce lo auguriamo, che hanno trovato una sistemazione presso propri amici, parenti, altre soluzioni, e naturalmente non possiamo noi imporre una comunicazione preventiva, diciamo così, che non c'era neanche il tempo per farlo. O che troveranno altre soluzioni nelle prossime ore. Tutti, comunque, la comunicazione è chiara, tutti i cittadini che desiderano ricevere l'ospitalità potranno farlo negli alberghi che si sono resi disponibili, altre strutture ricettive che si sono rese disponibili. Per di più il commissario prefettizio, con l'aiuto anche degli altri sindaci, che ringrazio, ha predisposto anche soluzione di riserva costituita da alcune palestre attrezzate, palazzetto dello sport, poi saranno illustrate. Queste sono le misure, io mi accingo oggi pomeriggio, andrò questa sera a dare copertura finanziaria e a disporre altre misure conseguenti a questa decisione in virtù della ordinanza di protezione civile che il capo dipartimento, ingegner Curcio,
che ringrazio per insieme a tutto il Dipartimento, ha emanato ieri.